Ragazze, buongiorno. Allora, mi sono un po' preparata. Stamattina presto io e Ale siamo andate a portare Fede a scuola e poi siamo tornate a casa appunto perché l'appuntamento per l'ultimo vaccino del richiamo ce l'abbiamo alle 11:30. Come l'altra volta vi spiego che noi avevamo appunto dei ritardi con i vaccini per trasloco, momento Covid, c'erano stati un po' dei ritardi e quindi ci avevano richiamato quest'estate praticamente per sistemare la cosa finalmente. E appunto oggi abbiamo l'ultimissimo e poi se ne parla quando avrà 6 anni, quindi insomma. Io adoro, ragazze, si vede che lo adoro, sta andando giù che è una meraviglia, mi dispiace perché mi piace un sacco, spero lo rimettano da Lidl, l'avevano tirato fuori per la festa della mamma, quindi confido che prima o poi lo ritirino fuori, magari verso Natale oppure direttamente poi il nuovo anno, per la festa della mamma. Comunque, Kiss the Sky della Luxury. Eau de parfum, quindi si sente molto buono, molto delicato, sa proprio di pulito, di non lo so, di saponetta, è spettacolare. E niente, mi mancava solo il profumo, ragazze, così sono già a posto poi per uscire tra 3 quarti d'ora, così usciamo. Però prima di uscire volevo spacchettare questo mega pacco che mi è arrivato, almeno iniziare a spacchettarlo, poi lo utilizzeremo nel corso della giornata e nel corso del vlog. Lo proviamo ovviamente insieme, però almeno iniziare a spacchettarlo e a posizionarlo giù in cucina. Mi piace un sacco. Questo qua me l'avevano mandato personalizzato da Drowelry. Se mi ricordo vi lascio il link in info box. È veramente veramente bella, ma è poi super morbida, sembra un peluche. La friggitrice d'aria 12 litri della Cosori, non vedo l'ora di aprirla, ragazze. Ringrazio anche l'azienda per avermi contattato e inviato questa friggitrice da provare, non vedo l'ora veramente. Extra large, ha 7 accessori, fa dai 30 ai 120 gradi ed è super. È una friggitrice d'aria, a parte che è grande, noi siamo in 4 ed è perfetta per noi. E poi è particolare, è diversa dalle altre friggitrici perché ha anche il cestello, ha anche il vassoietto, sembra proprio una friggitrice d'aria versione fornetto. Ecco, quindi mi ha subito colpita tantissimo e direi di andare a spacchettare perché poi devo anche andare e la rivediamo poi più tardi. Da utilizzare appunto con la friggitrice, questo gancio, adesso poi vediamo tutto. Poi all'interno c'era anche questa mega busta con appunto tutti i loro contatti e all'interno abbiamo il ringraziamento, tutte le istruzioni, consigli, eccetera, il manuale, classico manuale di istruzioni, il libretto delle ricettine. Anche bello grande, devo dire. E c'è anche in italiano. Questo è in italiano. Tutto, devo dire, super ben imballato, quindi tutto incartato in maniera che non si righi, non si rovini anche la friggitrice e gli accessori tutti impacchettati. E probabilmente alcune cose saranno all'interno. Ho abbassato un po' così riuscite a vederla meglio. Allora, anche qua la porticina è sigillata con questi due scoccini minuscoli che così non va ad aprirsi in viaggio, non esce nulla, eccetera, non si rovina. Carina! No, vabbè, guardate, hanno anche ricoperto il vetro, è proprio super super protetto anche con la carta. E all'interno abbiamo il cestello di cui vi parlavo. Aspettate che non voglio fare pasticci. Anche questo, guardate com'è ben incartato, tutto protetto con
polistirolo, plastiche, cartoncini, in maniera da non rovinare tutto. Questo qua per esempio è fantastico per andarci a friggere le patatine. Faccio l'apertura e all'interno abbiamo anche, mamma mia, qua servono le forbici, questo pezzo qua che adesso poi mi guarderò bene le istruzioni perché appunto devo capire un attimino come funziona, perché non l'ho mai avuta fatta così grande, così completa di tutti gli accessori, ecco. Sotto invece abbiamo altri vassoietti, fatto così, forellato sotto in maniera che l'aria calda circoli bene dappertutto, e qua ne abbiamo un altro, fatto sempre così. Qua abbiamo anche questo gancettino qua, piano piano capirò tutto e vi spiegherò anche a voi. E poi qui ancora un altro vassoietto che penso sia quello che sta sempre sotto, che è quello che deve stare lì. Davvero davvero bella. Adesso me la vado a posizionare e poi quando torno a casa, ragazze, ce la guardiamo e vi spiego tutti quanti i dettagli. Ma hai visto che meraviglia che è dentro? Effettivamente è proprio un mini fornetto, è una mega friggitrice d'aria, vero amore? No mamma, sembra tipo un fornetto di cena e dei giochi, tutte e due. Ora piccola pausa vaccino, devo correre, devo andare tardissimo, poi quando torno ve la... Ciao, oggi andiamo a vaccino e gli ho fatto... vaccino, se ho fatti tutti. Sì, questo è l'ultimo, questo è l'ultimo. Dobbiamo sbrigarci perché è tardissimo, ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco e poi assolutamente stasera prepariamo qualcosa, o per pranzo o per cena, adesso vedo, già con la friggitrice nuova. Sì, di qua, di qua, di qua. Sta accadendo. Però sono tutti uguali, ci diciamo. Ti è piaciuto? Dai mamma bro! Fallo vedere! Ragazzi, guardate che figo! Ho trovato questo qui! Gira, fa vedere gli anellini! Dai mamma! Dai mamma! Dai, sono contenta che ti piace! Sei troppo tenera! Lo so, me lo dicono tutti che sono tenera! Dai mamma bro! Sei troppo bella! Grazie! Ciao mamma! Dopo lo apriamo? Dai, adesso andiamo però! Allora, stiamo aprendo la rivistina. Tipo che è troppo bella! Questa qua è di Frozen, ma la trovate in edicola perché tutti i mesi la vedo che c'è, quindi... Però... quindi volevo una fotografia di essa. Dentro c'erano anche questi che sono tipo dei braccialetti. Adesso... Ma non posso aprirla io? Aspetta perché è un po' duro. Vai così. Qua diluvia. Io sono già parcheggiata davanti a scuola di Fede, così e ho trovato... Siamo venuti un pochino prima perché sì, così ho trovato posto attaccato qua, non si bagna troppo. Sei pronta? Sì. No, fammi vedere. È tipo il braccialetto delle amiche. Ce ne sono due. Uno lo dai alla tua amica. Che carini. Aspetta, no, che li faccio vedere nel video, poi te li do. Allora, aspetta, vediamo se hanno un significato. Forever with you, per sempre con te. Ed è questo qua. E poi l'altro è forever together. Dammi tutte e due. Forever together, dov'è? Aspetta, non c'è qui. Ma che carini che sono questi braccialetti. Mamma, però... Ah, è qua. Forever together, eccolo qua. Tieni. Yee, sono bellissimi. Carini, davvero carini.
Questo qua penso sia a scopo pubblicitario, penso li possiate trovare, sono della Panini. No, mamma, forse sono piccoli. No, che piccoli. Quelli sono guarda, pure... Che bello, e uno lo dai alla tua amica speciale. Anzi, no, questo lo do alla mia amica, perché c'è l'acuto, me lo tengo in. Va più. Bene, tu tieniti quello che ti piace di più e l'altro lo dai a una persona speciale. Sì, speriamo che mi mancano i miei braccialetti. E questo è uno. Poi ci sono gli anellini che... Che meraviglia! Questo lo puoi usare come portanellini, eh? Non lo devi buttare. Perché vedi, si può richiudere. Apri. Carino anche questo. Si apre. Posso aprirlo io? Eh sì. Aspettate, eh? Dove la chiusura? Si richiude. Posso aprire? E ci sono tutti gli anellini. Certo. È tuo. Sì. E poi il giornalino, lo vuoi leggere adesso a casa? Sì. Tanto abbiamo tempo da aspettare. Datelo. Ho aperto bene bene la plastichina perché diluvia, ragazze. Aiuto. Almeno non si bagnano le cose. Aiuto, aprili tutti, aprili tutti. No, ne prendi uno. No, tutti. Perché tutti che poi li perdi? No, tutti, perché mi piacciono tutti. Guarda, guarda questo che bello con Anna Elsa. Provalo. Comunque è stata bravissima. C'è neanche una lacrima. Due punture, una di destra e una sinistra. Mamma. Bello. Dammi tutte. No, amore, basta che... No, tutte. Ho capito, basta che tiri quello che vuoi, lo tiri piano piano e lo metti. Ragazzi, allora, abbiamo fatto anche la diretta su Instagram. Se andate su Instagram la trovate, l'ho salvata. E siamo passati da Carrefour, ho preso questi mini saccottini al cioccolato. I bambini piacciono un sacco i saccottini al cioccolato, quelli tipo bar. Sembravano simili, quindi voglio provare a scaldarli ovviamente nella nuova friggitrice d'aria. E, è troppo carino il mini fornetto, mi sembra di giocare veramente alle Barbie, bellissimo. Adesso ve lo faccio come vedere. Come forno Barbie. Come forno Barbie. Si può spegnere, si può accendere, vabbè, quello è il tasto d'accensione. E vi indica appunto che è aperto. Adesso provo un attimo questo qua, che adesso non me lo fa cliccare perché è in funzione, però guardate che aria, almeno me le secca un pochettino, perché sapete che quelle comprate sono sempre un po' moscette, no? Vediamo se la mia tattica funziona. E ho messo questo qua. A parte Aaron che sta mangiando, sì. Però è diventata croccante. Ha funzionato. È diventata croccantina, invece che molliccia come le brioscine. Con il mega getto d'aria. Poi c'è un'altra per i bimbi. Buona. Sì. Ragazze, vi faccio vedere anche come l'ho sistemata la friggitrice, perché poi mi sono scordata di farvelo vedere. E l'ho messa così. Non fate caso lì alle istruzioni, ma stavo guardando un po' per farvi vedere anche un po' il funzionamento. E per ora ho tolto il microonde. Adesso vedremo un attimino se mettere lei in un cubo, se ci sta, però un po' giusta secondo me, no, e mantenere il microonde. Però sinceramente gli alimenti li scalda, quindi sinceramente faccio tutto con quella e potremmo valutare per ora di togliere il microonde. Tanto il latte la mattina bene o male lo faccio sempre nel pentolino, quindi mi trovo meglio così e voilà, e tengo lei per ora. Poi si vedrà più avanti se ripristinare anche il microonde, ma insomma ve la faccio vedere, ve la presento un attimino per quanto riguarda le funzioni.
Ho il manuale qua che mi dà una mano, sono sincera, perché fa veramente molte più cose rispetto alla classica friggitrice d'aria. Allora, andiamo ad aprirla in questa maniera qua, quindi super comoda. Io adesso ho quel vassoietto lì perché ho scaldato la briochina prima per provarla insieme a voi, però ha sette accessori inclusi, tutti e sette lavabili in lavastoviglie, quindi super ottimo. Allora, sì, ho il librettino, ragazze, perché fa talmente tante cose che non ce la posso fare a ricordarmele tutte, cioè è veramente molto più completa, ecco, rispetto a una classica friggitrice ad aria, ecco, perché fa veramente un'immensità di cose, addirittura disidratare, cioè ve le ho dette tutte. Allora, partiamo dall'accensione. Carinissimo il fatto di avere la lucina per vedere all'interno, ragazze, perché è utilissimo anche per evitare sprechi di corrente, perché comunque andando ad aprire sempre lo sportellino in questa maniera qua andiamo a far uscire il calore, quindi c'è un calo di temperatura e rischiamo che i cibi non siano cotti a puntino. Quindi la luce è super comoda per vedere a che punto è la cottura. Se la dimenticate accesa, nessun problema perché si spegne da sola. Quindi utilissima anche questa cosa per evitare sprechi, consumi e quant'altro. Poi, andando a guardare tutte le nostre funzioni, ci sono un sacco di cose che si possono fare. Allora, partiamo da Air Fry, spero di averlo pronunciato giusto, che è proprio la frittura ad aria. Quindi è utile questa funzione qua per fare, include tra l'altro il preriscaldamento ed è utile per fare cibi come patatine fritte, alette di pollo, insomma, tutte queste cose un po' da girarrosto, non so come dire, no, proprio cottura dei fritti. Poi accanto abbiamo Roast, che è così faccio vedere anche i gradi, che è appunto l'arrostimento, quindi cucinare varietà di carni, pollame, quindi rende comunque il cibo tenero, succoso, all'interno ben arrostito, ecco, include anche qua il preriscaldamento. Poi abbiamo questa qua che non l'ho mai sentita, broil, che sarebbe la cottura a fuoco vico, cioè cuocere panini aperti, tagli sottili di carne, tipo la pancetta, pollame, pesce, salsicce, verdure, insomma, queste cosine qua. Poi abbiamo bake, che è cottura al forno, quindi è utile per cuocere in maniera uniforme, quindi torte, muffin, pasticcini. Poi abbiamo pizza. Pizza per sciogliere e rosolare il formaggio e i condimenti, mentre la crosta è croccante e anche qua include il preriscaldamento. Poi abbiamo toast, che questa è bellissima perché a noi piace fare il toast ogni tanto e appunto c'è la possibilità di cambiare anche il livello 4, 3, 2, 1. E per pane tostato o marroncino, insomma, e comprende il promemoria gira sia per L4 che fino a L7, cioè per ricordarvi di girarlo perché altrimenti brucia solo da un lato e dall'altro rimane pallido, bianco, ecco, quindi è utilissimo, non vedo l'ora di provarlo. Poi c'è il riscaldamento, reheat sarebbe il riscaldamento per riscaldare gli avanzi, cuocere un pochino senza andare a rischiare di seccare, senza rischiare di seccare gli alimenti. E poi cosa abbiamo? Aspettate che guardo perché non me lo ricordo più. Ah, tenere al caldo, warm. Quindi ve lo tiene semplicemente caldo e disidratare, asciugare, questo qua che sinceramente non ho mai avuto in nessuna friggitrice che fa disidratazione, sinceramente no. E poi addirittura proof che sarebbe lievitazione, quindi se avete degli impasti per il pane, la pizza, eccetera, vi mantiene una temperatura, diciamo, ideale per la lievitazione. Gli accessori sono questi, quelli che vi dicevo che sono lavabili in lavastoviglie. Questo è il cestello per girarrosti, dove appunto è ottimo per farci tipo le patatine fritte. Questo qua è per il pollo, infatti adesso stasera vado a farlo, così lo proviamo insieme. Questo qua serve semplicemente per tirare su il cestellino. Vediamo se ci riesco. Alla cieca, sì, ce l'ho fatta! Perfetto, vedo se la ride perché ho tirato sul cestellino. E questi sono i vassoietti, quindi quelli bucati sono quelli per la friggitrice d'aria e questo qua è il vassoietto che ne so per fare il pesce, per fare cose con la carta da forno, eccetera, eccetera. Ragazze, buongiorno, scusatemi, ieri poi non ho
finito il vlog, ma ho ricevuto una chiamata di lavoro mentre mangiavo, cioè più o meno all'ora di cena, e quindi mi sono messa un po' a vedere per delle cose, poi con Riccardo comunque col fatto che sapete che in sto periodo non è che ci vediamo tantissimo perché comunque va a lavoro un po' più lontano, sta facendo un corso di aggiornamento molto intenso, impegnativo, quindi arriva che è stanco morto, mangia e mi aiuta per quel che ce la fa, poi crolla. E quindi nei momenti serali comunque ceniamo, ce la contiamo la giornata, eccetera, eccetera, e quindi mi sono un po' scordata del vlog. Scusatemi, non vi ho neanche fatto vedere poi il pollo come è venuto, ma ragazze ce lo siamo divorato tutti e quattro, era buonissimo, sembrava veramente il pollo di rosticceria. Quando ve l'ho filmato non mancava, mi pare, tantissimo la cottura, quindi più o meno dovreste averlo visto, però buonissimo. Per mangiare tutto insieme e non far freddare il pollo, le patate le ho fatte io da un'altra parte, insomma, non in friggitrice. E insomma, un pollo con le patate, di cosa stiamo parlando? Sarà veramente buonissimo. Quindi vi straconsiglio questa friggitrice, mi sto trovando molto bene. Anche stamattina ci siamo scaldati la briochina, quella confezionata di nuovo in friggitrice, da molliccio che sembra proprio il pandoro per intenderci, è diventata proprio croccante perché ha proprio una potenza superiore alla norma, cioè rispetto alle classiche friggitrici. Che dà proprio un senso di croccantezza. Poi vi dico, se addirittura fa la disidratazione è perché è proprio potente. Quindi insomma, ve la straconsiglio. Io vi lascio tutti i link di riferimento come sempre nell'info box. E niente, io adesso mi sto preparando perché devo andare già a prendere Alice, ragazze. Non faccio a tempo a fare due cose. Mi sono messa a fare due cose di lavoro e ho pulito un po' casa, ma in realtà non ho fatto molto. Quindi non so, magari oggi faccio un altro vlog, non lo so, poi sono anche sotto ciclo, quindi sono proprio, vorrei solo starmene a letto. Poi il tempo è grigiastro, bruttino, piovigina, poi smette, insomma, non è un bel tempo. In questa settimana ha fatto sempre brutto tranne un giorno, mercoledì mi pare, o martedì, poi tutti gli altri giorni pioggia, quindi insomma. Niente, non faccio un trucco chissà che cosa, mi metto proprio solo ancora magari un po' di ombrettino. Oggi volevo anche rispondere a queste benedette domande che mi avete fatto e ancora non ci sono riuscita, cioè pazzesco. Le ho lì, le farò prima o poi, abbiate fede. E niente, quindi adesso vado a prendere Ale. Valuto se iniziare un altro vlog, anche perché volevo farvi vedere una cosina nuova che abbiamo preso per Alessandra, però non vi dico nulla, vi faccio vedere poi nel prossimo vlog e basta. Io mi sa che vi saluto qua, mi finisco di preparare e volo da Ale. Lo so, questo è un vlog un po' strano. Principalmente vi ho fatto vedere la friggitrice e appunto mi avete tenuto compagnia un po' per il discorso vaccino, quindi vi ringrazio. Tra l'altro è stata bravissima, quindi sono contentissima, anche se ha avuto un po' male nella notte, così infatti le ho messo l'arnica, però stamattina stava già bene, solo che vabbè, mi è dispiaciuto vederla così, ma è normale, un po' di fastidio e basta. Io vi mando un bacione, ragazze, mi spiccio perché è tardissimo, sono già le 11:10, 11:30, massimo mezzogiorno, devo essere a scuola. Vi voglio bene e ci vediamo al prossimo vlog.